Ma salve, buon godo day del 2024 day, mamma mia. Ragazzi, era un po' che non facevo questa sigla, infatti questa è la prima sigla del 2024 di questo format, ovviamente, e devo dire che mi mancava farla. Così, mandare godo nell'aria mi mancava farlo, perché dire buon godo day ti dà quelle energie, quel godo, soprattutto quando c'è un tempo bello come oggi, è nuvoloso, che ti carica dentro. Comunque, benvenuti in questo episodio stravagante delle quattro chiacchiere di Godo, uno di quegli episodi che potrei chiamare di intermezzo, perché vi spiego un attimo, come avevo accennato nel video degli award di fine anno, gennaio è un mese un pochino complicato, infatti le pubblicazioni sono un po' diminuite. Durante il mese di dicembre le pubblicazioni sono state un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, quindi ero abbastanza costante. A gennaio, come vedete, sono tornato a mettere due, massimo tre video a settimana, però insomma, spero per metà febbraio di tornare un pochino più costante con video, più che altro perché vorrei fare talmente tante cose, però non ho nonostante queste manette che mi bloccano durante gennaio, tranquilli ragazzi che i video torneranno carichi più che mai durante la settimana, anche più di 3 video a settimana. Ormai, come avete visto, con i gameplay sono partito, quindi quando non riesco a fare un episodio di 4 chiacchiere di Godo o altri format futuri, boom, gameplay e si va. Il canale non rimane mai a digiuno. Ma perché ho detto che questo episodio di 4 chiacchiere di Godo è un pochino stravagante? Nel senso che è un episodio che in realtà mi è venuto in mente poco fa di farlo. Avendo meno tempo a gennaio non sono riuscito a registrare tutto quello che dovevo fare, quindi sono un attimo bloccato. Quindi ora che sono libero ho detto, sapete che vi dico, registro un video su qualcosa di spicy sul momento, più che altro perché il resto non lo posso fare, perché a livello di gameplay dovrebbe essere uscito l'episodio 4 o 5 di Pop Vita in capitolo 2 e io ho già l'episodio 6, l'episodio finale, l'episodio extra registrati, li devo editare e probabilmente usciranno la prossima settimana. Per quanto riguarda lo special, è uscito lo special parte 1 e prima di fare lo special parte 2 devo aspettare un attimo perché devo fare i costumi e bababà. E quindi niente, neanche quello. Non posso fare altri episodi di 4 chiacchiere su argomenti un po' più complessi come alcune serie, alcuni anime e manga, perché giustamente me li devo rivedere e me li devo rileggere, quindi anche quelli li posso fare. Posso neanche fare i primi episodi delle reaction, perché non è uscito il trailer del DLC di Elden Ring, sarà la nuova serie di gameplay se esce prima il DLC di Elden Ring, oppure esce prima Poppy Playtime capitolo 3. Insomma, è un attimo un momento di confusione e appunto manca il trailer di Poppy Playtime capitolo 3. Quindi ho detto, sapete che vi dico, ho voglia di chiacchierare un pochetto oggi. Quindi, dato che siamo in periodo Royal Rumble e manca poco il periodo della Royal Rumble, e sono successe già un sacco di cose nel panorama del wrestling in questo 2024, gente che debutta da una parte, gente che se ne va, debutta da là, torna di qua, ho detto, sapete che vi dico, mi prendo un pochino di news che ci sono stati, WWE, AEW, TNA, New Japan, ve le metto tutte insieme e ci facciamo una piccola chiacchierata in questo mini episodio di 4 chiacchiere di Godo, che se dico mini saranno almeno 20 minuti. Quindi mi sono preso un po' di news, ho preso un po' di immagini carine che mi faranno compagnia e vi racconto un po' di queste news incredibili, così tanto per chiacchierare. Quindi preparatevi e partiamo con la sigla. Sigla. Non ci crederete mai. Io sto iniziando a registrare questo video e adesso, in questo momento, sono iniziati dei lavori sulla strada davanti al mio ufficio. Quindi ci faranno compagnia i lavori stradali oggi. Molto bene, sto proprio godendo in questo momento. Mannaggia, mi mancava la postazione delle quattro chiacchiere di Godo ed è tornata. E se vi state chiedendo se sì, ho ancora gli addobbi di Natale, purtroppo non ho avuto tempo in questi giorni per levare gli addobbi natalizi, godetevi queste lucine spente e l'albero scarico perché l'ho usato per tutte le feste, per l'ultima volta perché poi spariranno fino al prossimo anno. Quindi godiamoci questi ultimi momenti di natalizi perché poi sparisce tutto. E se vi state chiedendo dove stanno su queste schede, lo stanno dormendo insieme a tutti gli altri. Quindi oggi un video sarà tranquillo, spero. Come vi accennavo prima, questo sarà un video dove vi racconto però alcune news che sono successe nel panorama del wrestling. Questo perché, come vi ho raccontato già ormai da un paio di mesi, io sono fan del wrestling. Il wrestling in generale, oltre ad essere fan ovviamente da WWE da quando sono piccolo, e se è lei che mi ha fatto entrare nel mondo del wrestling, io però seguo, diciamo, il wrestling in generale. Può essere TNA, AEW, Japan, Lucha Libre, bla bla bla. Quindi, essendo un fan del wrestling in generale, mi piace vedere le news, quindi un wrestler che da una compagnia passa a un'altra, uno che magari viene cacciato perché si comporta male, insomma tutto quello che succede nel variopinto mondo del wrestling. E dato che sono successe un sacco di cose, siamo nel primo mese del 2024, ho detto, magari alcuni di voi potrebbero essere interessati a queste cose e adesso vi racconterò alcune cose. E vorrei partire subito da una big news. Mi sto riferendo a quello che è successo ad Hard to Kill, il primo pay-per-view della TNA ribrandizzata finalmente TNA, cioè Total Non-Stop Action. Non so chi conosca la TNA, però la TNA è stata una federazione importante nel wrestling e il fatto che sia tornata al suo titolo originale, cioè TNA, non più Impact Wrestling, ovviamente questo ribrandizzare Impact in TNA
dovrebbe riportare fan di vecchia data a guardare questo prodotto. Impact come prodotto era calato parecchio, c'erano pochi wrestler interessanti, i match purtroppo erano calati di qualità, storyline banali, i titoli non venivano glorificati abbastanza. Adesso però potrebbe essere una piccola rivoluzione, quindi vecchi fan di TNA assolutamente recuperatevi Hard to Kill, perché ci sono stati un sacco di match interessanti, ci sono stati un sacco di ritorni, tra cui Rhino, Eric Young, per tutti quelli che si ricordano i vecchi Team Canada sono tornati, c'è stato un bel discorso di Eric Young, ha fatto pure la battuta che da TNA non è facile da uccidere, Hard to Kill, il titolo del pay-per-view, e sinceramente il pay-per-view è stata una ventata d'aria fresca, mi ha fatto tornare un pochino in mente la TNA di un'epoca passata. Vi spiego brevemente cosa intendo con il passato. La TNA nasce nel 2002 ed era legata a un'altra federazione che si chiama la NWA, la National Wrestling Alliance, ed erano legate, cioè la TNA ed NWA. Nel 2004 TNA si stacca dalla NWA, che poi ovviamente nel tempo diventarono due cose distanti. Ma nel 2004, quando la TNA si stacca, si porta con sé, e questa forse qualcuno di voi se lo ricorderà, i titoli della NWA. Infatti, se voi riguardate le vecchie puntate di TNA del 2004, il titolo massimo non era il TNA World Heavyweight Champion, era la NWA World Heavyweight Champion. Stessa cosa per i titoli di coppia. Ovviamente questo è perché ci sono stati problemi contrattuali tra le due cause, che questo si risolverà nel 2007. Infatti nel 2007 la TNA introdurrà il proprio titolo di coppia e il proprio titolo di pesi massimi. E sinceramente nel 2007 è stato uno degli anni in cui ho seguito di più la TNA. 2007, 2009, 2010 lo seguivo quasi allo stesso livello della WWE. E soprattutto, questa cosa forse alcuni di voi se la ricorderanno, in quegli anni lì, proprio dal 2007 al 2009, è stato il periodo delle vecchie superstar della WWE, che in quel periodo si trovavano male in WWE, che emigravano in TNA. Christian Cage, Kurt Angle, Booker T, Rikishi, i Dudley Boys. E questa cosa, soprattutto quando ero piccolo, mi dava l'idea di oh mio Dio, che cosa succederà mai? Perché vedevi vecchie superstar tipo Kurt Angle, io lo vedevo fino alla volta scorsa in SmackDown, poi ECW, poi pa, e vabbè, quello non è stato un periodo felice della vita di Kurt Angle, vabbè. Però poi quando è passato in TNA, con Christian Cage come, e tutti gli altri, come vi ho detto poco fa, io ero super in hype perché dico, oh mio Dio, cioè, questo è il gruppo della TNA, questo è il gruppo della WWE, cosa potrà succedere tra loro due? C'era pure Tonko, non so chi di voi si ricorda Tonko, che ha avuto una carriera meglio in TNA che in WWE. E quindi questa cosa mi crea hype, mi piaceva l'idea dell'interscambio delle superstar della TNA in WWE e viceversa. Questa cosa mi piaceva da morire. E diciamo che la TNA è rimasta TNA fino al 2017, proprio dal 2007 al 2009, facciamo pure 2010, la TNA qualche volta ha battuto la WWE a livello di rating, e poi ovviamente tutto è collassato quando in TNA sono arrivati Hulk Hogan e Eric Bischoff. Quando sono arrivati loro e hanno proprio detto facciamo guerra a Raw, la TNA ha cominciato a decadere malissimo. La TNA ha perso tutto, hanno detto proprio ok, i rating sono completamente crollati perché il prodotto invece di aumentare è calato. Questo porterà a un decadimento fino al 2017, quando ormai la TNA era veramente senza soldi, i wrestler stavano andando via. Arriva Anthem che compra i diritti televisivi e rimbrandizza TNA in Impact Wrestling. Ecco, da qui io praticamente ho cominciato a vederla veramente veramente poco, perché da quando TNA è passata Impact Wrestling, per carità, ci sono state cose carine in quel periodo dal 2017 fino adesso, tipo quello che è successo con gli Hardy Boys quando è stato creato Broken Matt Hardy e tutte quelle cose assurde dei mesh col drone, tutte quelle cazzate lì, quello era divertente, ci può stare. Per carità, c'è stato il periodo Cody, il periodo Drew McIntyre in quel periodo, c'è stato il periodo LA Knight prima che diventasse LA Knight, quando si chiamava Elia Drake, c'era EC3 che era tanta roba. Sinceramente le puntate molte non le ho proprio viste, perché sinceramente non mi dava niente. Ma adesso è dall'anno scorso che ho ricominciato a guardare molto più spesso TNA, perché ho visto che stanno tornando The Wrestler, c'è stato Kenny Omega, c'è stato il periodo di Christian Cage, mi ho iniziato a rivedere. E quando nell'ultimo pay-per-view dell'anno scorso hanno annunciato che a gennaio sarebbe stato il primo pay-per-view della TNA Hard to Kill rimbrandizzato a TNA proprio per riportare i vecchi fan, ho detto lo vedo, e il pay-per-view mi è piaciuto, ha dato l'idea di che l'area è cambiata. Ovviamente è il primo pay-per-view, ora bisognerà vedere come sarà il prodotto settimanale, vedremo come sarà, però sinceramente come primo pay-per-view mi ha ridato delle vibes positive, senza che vado nel deep di ogni incontro, perché ragazzi parlerò di 3 pay-per-view, anzi vi consiglio di vedervi questi incontri. Allora partiamo un attimo da alcuni match e alcune news per quanto riguarda proprio Hard to Kill. Ho preso un po' di appunti ragazzi. Sicuramente una cosa che mi ha fatto piacere vedere appunto all'Hard to Kill è stato nel match per, diciamo, per qualificarsi a number one contender per il titolo femminile della TNA, mi ha fatto piacere vedere sia Brooke Side, non so chi di voi si ricorda di
Rollins sia Brookside, ma lei era una delle stelle nascenti di NXT UK. Per chi non lo sapesse, NXT UK era la versione appunto UK di NXT, fatta appunto in Inghilterra. Tra l'altro avevano annunciato NXT Europe, che pure quello è un progetto abbandonato, e sono felice di averla vista in TNA. Altra cosa che mi ha fatto ridere, questo forse alcuni di voi se lo ricorderanno, è vedere Vladimir Kozlov nel 2024 fare team con Fandango contro PCO, sempre in TNA ad Hard to Kill. Vabbè, il match non è niente di che, però vedere Vladimir Kozlov mi ha fatto veramente ridere. Oltre ad esserci stato il ritorno di Rhino, uno degli emblemi della TNA, e di Rosemary, mi ha fatto molto piacere rivedere Rosemary. C'è stata un'altra chicca che mi ha fatto piacere vedere in questo pay per view. La chicca di cui vi sto parlando è il match, questo vi consiglio assolutamente di vedere, che è Josh Alexander contro Alex Hammerstone. Allora, per chi non lo sapesse, Josh Alexander è stato uno dei più grandi campioni della TNA degli ultimi tempi, ha avuto un regno lunghissimo, ha fatto ottimi match, e sinceramente quando c'erano i match suoi, anche settimanalmente, me li vedevo tutti, perché è veramente, veramente forte. Invece Alex Hammerstone, che vagamente ricorda Brock Lesnar, è stato uno dei più grandi campioni della MLW. MLW sta per Major League Wrestling, che è un'altra federazione famosa a livello di New Japan e Noah, per capirci. E lui è stato un gran campione, e vederlo in TNA è stata una botta d'aria fresca, perché lui è veramente talentuoso. E molto tempo fa la WWE era proprio interessata a prendersi lui, poi purtroppo non è più successo niente. Diciamo che la MLW, come per Jacob Fatu, che è imparentato con Roman Reigns, altro assurdo atleta talentosissimo, sono legati da dei contratti molto forti. La MLW è famosa per fare contratti ai wrestler particolari, e il match con Alexander è stato un bel match, è stato veramente un bel match, sono contento. Magari Alex adesso debutterà in TNA, magari con il tempo passerà in WWE. Poi vi consiglio di vedere il match tra Jordan Grace e Trinity ovviamente era Naomi in WWE. Questo sarà l'ultimo match, almeno così dicono, proprio di Trinity in TNA, perché tornerà in WWE, così si dice. Il match è molto buono, e Jordan Grace, non so se la conoscete e l'avete seguita in tempi passati, ha avuto una trasformazione fisica assurda. E ovviamente la chicca finale, il main event di Hard to Kill, è stato Moose, anche lui è un wrestler che ha avuto un'evoluzione importante proprio nel periodo di Impact Wrestling, contro Alex Shelley. Ve lo ricorderete forse perché ha fatto parte per tanto tempo del tag team Motor City Machine Gun. Per carità, ho preferito altri match di questo preview, però la chicca, a parte vedere Moose di nuovo campione, e come Jordan Grace danno l'idea di freschezza, perché ovviamente voi direte ok, sono wrestler che hanno vinto numerose volte quei titoli, però come inizio della TNA nuova ci sta, mi ha fatto piacere vedere il post-match, perché il post-match è caratterizzato dall'arrivo di una superstar che conoscerete tutti, che tra l'altro rivedremo tra poco, cioè Dolph Ziggler, che adesso porterà avanti il nome di Nick Nemeth, come suo fratello Ryan Nemeth, che debutta nel post-match. Fa un bellissimo super kick su Moose, gli fa la sua zigzag, e quella scena che vi metto qua, o vi metto qua, non lo so dove me la metto, ma ve la metto qua. La scena di Dolph Ziggler, super energico, in mezzo alla folla, che urla, mi ha ricordato tantissimo la TNA del 2007. Mi ha ricordato tantissimo quando arrivò Christian Cage, che mi ricordo vinse contro Jeff Jarrett, finendo quel regno del terrore orribile che aveva Jeff Jarrett, perché era Jeff Jarrett mio padre, però... prego, mi ha dato delle vibes positive, e così è finito Hard to Kill. Perché ci sono stati altri match, dopo il match il tag team con quattro team assurdi, tra l'altro hanno debuttato i Grizzly di Young Veterans, che vi ricorderete perché stavano in NXT fino a due mesi fa. Giustamente magari alcuni di voi vedono solo WWE, alcuni vedono solo AEW, magari la TNA viene vista da poco, però assolutamente vi consiglio di vedere questo. Ora che abbiamo parlato un po' della TNA, molto più del previsto, e come al solito io dico che i video saranno brevi, come al solito i video saranno almeno di 20 minuti, devo cercare di accelerare perché altrimenti non ho tempo di editare il video, prima di passare alla New Japan, perché anche lì sono successe delle cose simpatiche, vi voglio dire qualche piccola news per quanto riguarda la WWE, AEW e la NWA, che poi dall'altro mi piacerebbe fare questa tipologia di video magari una volta ogni due mesi, dove recupero le news e parlarne, perché mi diverto tantissimo. Non so se vi piacerà questo tipo di video, però volevo provare, oh ragazzi, bisogna sperimentare, forza. Per quanto riguarda piccole news che sono successe in WWE, volevo citarvi ovviamente quella che tutto il caos che è successo con Jinder Mahal. Jinder Mahal ha provato a sfidare Seth Rollins per il titolo dei pesi massimi, ovviamente ha perso, però diciamo che prima dell'incontro, se non sbaglio qualche giorno prima, c'è stata tutta la discussione con Tony Khan si è uscito con un tweet dove diceva Jinder che ha perso sempre verrà messo come candidato al titolo di Seth Rollins, e Jinder Mahal ha risposto una battuta su Hook, che nella stessa settimana in AEW avrebbe sfidato Samoa Joe per il titolo, dicendo perché scusami chi è Hook. E quindi c'è stato su Twitter un po' di questo battibecco tra le due cose. Ovviamente poi c'è stato il match, Jinder ha perso. Io vi giuro che per un attimo ho pensato che Jinder vincesse solo per Damian Priest, per usare il Money in the Bank e diventare campione. Ci ho sperato per un attimo, purtroppo non è successo. Seth Rollins è rimasto campione, ma purtroppo sono arrivate delle news che si è infortunato una gamba.
Questo infortunio non ci voleva, perché ora il match tra Punk e Rollins per Mania potrebbe non accadere più. Però da quello che ho letto ci potrebbe essere un backup per CM Punk, cioè un match a WrestleMania contro Stone Cold Steve Austin. Non so chi di voi si ricorderà vecchi episodi di Raw del 2011 come minimo, dove si era creata quella specie di feud tra appunto CM Punk e Stone Cold, che però non è finito in nessun match. Però dato che Stone Cold ha fatto un match con Kevin Owens, quindi potrebbe fare un altro incontro, ho detto potremmo fare un backup se Rollins ora è infortunato, però niente è confermato, sono solo leak. Vedremo che succederà. Un altro leak che riguarda CM Punk, che mi ha fatto veramente ridere, è il fatto che 9 su 10 non vincerà la Royal Rumble, la vincerà probabilmente Cody, ma probabilmente CM Punk, se Rollins non si fosse infortunato, avrebbe vinto l'Elimination Chamber. Voi direte perché? All'inizio si era detto che Elimination Chamber ci sarebbe stato The Rock contro Roman Reigns, dove Roman Reigns avrebbe battuto The Rock, e poi ci sarebbe stato Roman Reigns contro Cody 2 a WrestleMania, dove finalmente Cody finirà la sua storia e sconfiggerà Roman Reigns. Però a quanto pare quell'Elimination Chamber, evento dell'Elimination Chamber che si svolgerà in Australia, non avrà The Rock. Quindi se non c'è The Rock vuol dire che Roman Reigns e The Rock non sarà più Elimination Chamber, quindi prima di WrestleMania, ma probabilmente sarà WrestleMania. Quindi ora si sta pensando che magari Night 1 sarà Roman Reigns contro The Rock per il titolo e Roman Reigns vincerà, e poi magari Night 2 ci sarà appunto Cody contro Roman e finalmente Roman Reigns perderà quel dannatissimo titolo. Però ripeto, sono tutte rumors che aleggiano nell'universo della WWE, vedremo cosa succederà. Come altri leak, questi ma un pochino più forti, sono ovviamente che ora Brock Lesnar tornerà a Raw e probabilmente inizierà il programma con Gunther. Finalmente vedremo Brock Lesnar contro Gunther a WrestleMania. Sempre secondo i leak potrebbe essere un match del tipo IC title, quindi il regno di Gunther potrebbe finire contro la carriera di Brock Lesnar, quindi potrebbe essere l'ultimo match di Brock Lesnar, che per quanto triste sia da dire, se Gunther battesse Brock e lo ritirasse prenderebbe definitivamente lo status di alpha male. Io credo che Gunther come final boss di qualsiasi cosa sia perfetto, meriterebbe assolutamente di avere il privilegio di magari mettere in pensione Brock. Altre due piccole news sono il fatto che Andrade sta tornando in WWE per stare finalmente con Charlotte, che pure lei è infortunata, potrà far parte anche lui di tutto quello che sta successo con il legato dei Fantasma. A parte il fatto che Mustafa Ali, che anche lui presta della WWE, ha iniziato questo tour in giro per il mondo e sono contento che sta andando benissimo, perché Mustafa Ali era veramente talentuoso e soprattutto la gimmick del presidente era molto simpatica. Volevo citarvi il fatto che Mercedes Moné, cioè Sasha Banks, potrebbe tornare in WWE, come potrebbe debuttare per TNA, anche qui c'è un po' di gossip incredibile. E poi questa cosa per quanto riguarda la NWA che vi ho citato prima, che ovviamente gli episodi della NWA Power ci sono su YouTube, quelli ve li potete recuperare tranquillamente. Camille, una delle wrestler più importanti per quanto riguarda la NWA, vi ricordo che è stata campionessa NWA per più di 800 giorni, ha lasciato la NWA e giustamente AEW, TNA, WWE ci sono lanciati perché tutti vorrebbero avere una specie di Charlotte 2.0 nel proprio roster, e lei sta andando sia in AEW, in WWE, ora stanno già dicendo che potrebbe andare a debuttare in NXT. In fondo Jade Cargill prima era in AEW e adesso anche lei è debuttato in NXT. E se non mancasse, questo per farvi capire quanto il panorama delle wrestler femminili sta aumentando, Giulia, che vi avrei citato tra poco per quanto riguarda New Japan, una delle stelle più importanti dello Stardom, che è una della federazione femminile giapponese, ha lasciato Stardom ed è molto interessata ad andare in NXT anche lei. Infatti ha detto che non farà incontri per un paio di mesi perché deve aumentare la sua pronuncia nell'inglese e probabilmente debutterà in NXT. Ragazzi, io voi non so se in quanti di voi seguono Stardom, Giulia è incredibile, cioè assurda, vederla in NXT potrebbe solamente essere incredibile. Un match tra lei e Camille, ragazzi, godo raggiunto anche oggi. In realtà per quanto riguarda l'AEW sono poche le news, la più importante è quella che riguarda MJF, perché è stato campione per oltre un anno, ha perso il suo titolo contro Samoa Joe, perché da sono contento per Samoa Joe, sarà un ottimo campione della nuova AEW del 2024. Però, sai, avrei preferito qualcun altro, tipo Swerve, però vabbè, lasciamo perdere. E l'altra chicca è il fatto che prossimo pay-per-view da AEW ci sarà l'ultimo match di Sting, che alla sua veneranda età penso si possa permettere di andare in pensione, e ha deciso che l'ultimo suo match sarà Sting e Darby Allin, che è la sua protegge, se così si può dire, contro dei Young Bucks, che sono diventati heel adesso, e sarà un tag team match. Ma la chicca qual è? È che nell'ultima puntata di Dynamite Sting e Darby vogliono vincere i titoli di coppia, e probabilmente li vinceranno, e quindi ci sarà questo super match titolato con Sting e Darby Allin
contro gli Young Bucks per il titolo di coppia della AEW nel match finale di Sting, dove probabilmente vinceranno gli Young Bucks, vincerà Sting e poi magari lasceranno i titoli sul ring e ci sarà un torneo per decretare nuovi campioni di coppia. Però sono felice per Sting. Sono felice che Sting abbia potuto finire la sua carriera come voleva. In WWE è stato un fallimento, ha fatto due match in WWE. Contro Triple H a WrestleMania, una merda. E poi il match con Rollins che gli ha provocato un, non so se avete, Night of Champions 2015, se non sbaglio era, dove si è infortunato, non poteva addirittura non fare mai più un incontro di wrestling. Sono passati un po' di anni, ha debuttato in AEW e in AEW ha fatto una marea di match. Adoro il rapporto che c'è stato con Darby Allin, ha riuscito a buildare numerose star, ha fatto un sacco di match, sono felice per lui e sono felice che avrà il suo ultimo match e potrà godersi una meritata pensione. E per concludere volevo citarvi alcune cose che sono successe per quanto riguarda il panorama nipponico, quindi la New Japan Pro Wrestling, che probabilmente non so quanti di voi seguiranno New Japan Pro Wrestling. Io ho conosciuto la New Japan Pro Wrestling, ora vi sto citando una cosa in cui, grazie a Brock Lesnar, adesso ovviamente vi starete dicendo ma che stai dicendo, sei ubriaco, Brock Lesnar in Giappone? Sì, Brock Lesnar in Giappone. Quando Brock Lesnar ha lasciato la WWE, prima di passare alla MMA, quindi bella da tutte queste cose, ha provato a fare il wrestler in New Japan Pro Wrestling e sono successe delle robe assurde, però lui è diventato, immaginate, subito campione, ha difeso il titolo mi pare 2-3 volte. Poi sono successe una marea di cose burocratiche, contrattuali tra lui che non voleva ridare il titolo perché non voleva perdere, insomma, un certo tipo di cose. Ma io mi ricordo questo, pensate, mi ricordo che fecero un match tra Kurt Angle, 2007-2008 mi pare, non mi ricordo bene, e lì che ho scoperto New Japan, un match tra Kurt Angle, che all'epoca era campione della TNA, e Brock, che all'epoca era il campione IWGP Champion, per decretare il campione unificato. Io mi ricordo questo, non mi ricordo su che canale, ma fecero questo special, si chiama Special TNA, no? Dove facevano vedere in diretta l'incontro tra Kurt Angle e Brock Lesnar in Giappone. Dove stanno? Non è la solita arena 6 che c'era in TNA, stanno in Giappone, oh mio Dio, e da lì ho scoperto che era programmato dalla New Japan Pro Wrestling e da lì mi sono lentamente cominciato ad avvicinare alla New Japan Pro Wrestling. Ovviamente negli anni ci sono stati wrestler assurdi, ovviamente la storia della New Japan Pro Wrestling è molto più antica, però diciamo che quello è stato il momento in cui l'ho iniziato a guardare di più. E negli ultimi anni Wrestle Kingdom, che sarebbe la WrestleMania della New Japan Pro Wrestling, a Wrestle Kingdom ci sono i match più assurdi, vi ricorderò il match famoso tra AJ Styles e Nakamura, insomma ci ha regalato un sacco di perle, soprattutto un sacco di match a 5 stelle e anche un po' di più se avete visto tutto il feud tra Okada e Omega, il torneo che c'è ogni anno in New Japan, il G1 che ci regala delle perle, sia Classic che quello Junior, insomma un sacco di cose belle. E quindi, tanto per citarvi Wrestle Kingdom 18, c'è una cosa che volevo citarvi. Vi ho parlato prima di Nick Nemeth, cioè Dolph Ziggler, guardate un po' che è successo durante il Triple Threat Match per incoronare il nuovo titolo della New Japan, il Global World Champion, tra l'altro un assurdo match tra John Moxley, Will Ospreay e David Finlay ovviamente ha vinto, ha debuttato anche in New Japan Dolph Ziggler e sarà il primo a sfidare David Finlay per il titolo. Quindi immaginatevi la scena, un giorno se vedrete Dolph Ziggler magari proprio durante quest'anno, che porterà sia il titolo della New Japan sia il titolo della TNA. Sono felice per Dolph Ziggler, sono sinceramente felice per Ziggler. Si merita questo e altro, ok, che voi direte, beh, ma un'età, dovresti pensare alle superstar più giovani, è vero. Però Ziggler è stato uno di quei talenti che in WWE non è mai stato portato al next step, perché è stato un ottimo campione intercontinentale, è stato un ottimo campione degli Stati Uniti, però a livello, ad esempio, titoli massimi, titolo pesi massimo, il titolo WWE, non è mai stato granché. Quando sconfisse Alberto Del Rio usando il Money in the Bank, quello rimarrà uno dei momenti più alti di Raw, e il suo regno è durato un mese, Del Rio l'ha sconfitto il mese dopo, ok che era infortunato, vai, però poi non ha mai più rivinto il titolo. Cioè è sempre stato livello mid-title. E mi dispiace, perché sinceramente Ziggler aveva sicuramente possibilità per stare allo step successivo e quindi avere almeno un regno da WWE Champion almeno una volta. Purtroppo non è stato così. E l'idea di vederlo, adesso che se la battono tra TNA e New Japan, e lui magari si porta due titoli, sono contento per Ziggler. Tra l'altro, piccola chicca, questo Wrestle Kingdom 18 è stato il primo pay-per-view con il nuovo presidente della New Japan Pro Wrestling, che è diventato Hiroshi Tanahashi, che ovviamente è uno dei wrestler più importanti, è una divinità per quanto riguarda il wrestling giapponese, ed è diventato il presidente della New Japan Pro Wrestling. È un meme bellissimo che di fatto poi è accaduto a Wrestle Kingdom, e che adesso lui è presidente, quindi voi vi immaginate, sapete, no? Avrà più cariche burocratiche, per carità, ogni tanto farà qualche match, però sai, no, sarà più dall'alto a guardare gli incontri. No, nel suo match ha sconfitto Zack Sabre Jr. diventando il nuovo campione. Mi ha ricordato tantissimo Vince McMahon durante la Attitude Era, quando era diventato campione da WWE, e lo vedevate che camminavate e faceva tutte le cose che fa il chairman di una federazione, però attorno aveva il titolo. Quindi mi immagino Tanahashi che magari durante la sua
il suo meeting con gli altri, stanno parlando magari, ah sì, dobbiamo fare questo bebè, e lui tranquillo, qui il suo titolo, tutto fiero, mi ha fatto ridere sta cosa. E ovviamente volevo citare che c'è stato Okada contro Danielson 2, dove stavolta Okada ha vinto, e l'altra cosa che mi ha reso felice è vedere Naito che è tornato campione IWGP. Sono felice per Naito, è uno dei wrestler che in più in assoluto mi ha fatto impazzire negli ultimi anni per quanto riguarda la New Japan. Sono felice che sia finalmente tornato campione. Ultima chicca! Ragazzi, il video è diventato più lungo del previsto, ma mi sono divertito sinceramente più del previsto a fare questo video. Mi piace chiacchierare così tranquillamente. Ultima chicca è stato il pay-per-view che c'è stato dopo Wrestle Kingdom. Ci sarebbe stato in realtà prima New Year Dash della New Japan, però sinceramente sono stati match abbastanza ok, sai, non un sacco di multi-man, ok. Invece per quanto riguarda l'altro pay-per-view che si chiama Battle in the Valley, c'è stata una chicca qui. Vi ricordate Jungle Boy? Vi ricordate Jack Perry in AEW? Guardate un po', guardate un po'. Ha debuttato in New Japan Pro Wrestling attaccando Shota Umino e ha debuttato in New Japan. Quindi adesso Jack Perry, dopo tutto il casino che è successo con CM Punk, ce lo troviamo in New Japan Pro Wrestling. Tra l'altro bellissima la scena di quando ha strappato il contratto della AEW per far capire, ah, io sono edgy, no? Come se non fosse stato tutto programmato, però vabbè. E quindi vedremo Jack Perry in New Japan, quindi probabilmente in futuro potremo vedere Nick Nemeth, Dolph Ziggler contro Jungle Boy per il titolo. È un match che sinceramente mi vedrei sicuramente. Poi c'è stato l'ultimo match di Giulia, che al 99% appunto andrà in NXT. Però ripeto, potrebbe essere che era tutto fake, però dovrebbe debuttare in NXT Giulia. E poi le ultime due kick che sono successe a questo pay per view secondario, se vogliamo, della New Japan, è stato vedere il ritorno di Matt Riddle. Ve lo ricordate Matt Riddle, che è stato fino a prima in WWE? Poi è stato cacciato per tutto quello che è successo. Diciamo che Matt Riddle è un personaggio abbastanza stravagante. Tra l'altro, prima di debuttare in New Japan, in quella settimana ha fatto un sacco di tweet dove diceva che, ah, io dovevo essere il vero vincitore della Royal Rumble, mi pare nel 2022. Ah, io dovevo essere il vero Mr. Money in the Bank nel 2022. Ah, quelli mi hanno fatto licenziare. Diciamo che Matt Riddle è un personaggio abbastanza, per carità, a livello di wrestling, ok, mi piace il fatto che unisca un po' di MMA nel suo stile di combattimento, per carità, ok tutto, ha fatto anche match bellissimi in PWG, tra l'altro il suo nome era nella lista dello Speak Out Movement, dove tutti i wrestler, sia maschili che femminili, hanno denunciato abusi che sono stati fatti nei loro confronti da altri wrestler, quindi diciamo che non è proprio uno stinco de santo il nostro Matt Riddle, ma rivederlo sinceramente nel ring con Jeff Cobb, che per essere assurdo, mi ha fatto ridere. Quindi probabilmente Matt Riddle debutterà in MLW, e questa è la conferma del fatto che se MLW si è presa Matt Riddle è perché Alex Hammerstone andrà in TNA. Come vedete è una scacchiera che probabilmente alcuni di voi troveranno noiosa, ma io mi diverto a vedere come tutti i wrestler passano da una federazione all'altra. E poi l'ultima chicca è stato ovviamente l'ultimo incontro di Will Ospreay in New Japan, perché se l'è comprato la AEW, Tony Khan si è comprato Will Ospreay, uno dei wrestler più forti al mondo, il campione dei rating per quanto riguarda i match, ha vinto l'anno scorso mi pare la World per la maggior numero di match a 5 stelle e oltre che ha fatto. Vederlo in AEW sarà incredibile, probabilmente diventerà campione istantaneamente, un match tra lui e Samoa Joe potrebbe essere molto molto spicy, anche un match con Hangman Page, il terzo match con Omega, insomma c'è molto hype per Ospreay, che all'inizio voleva andare in WWE perché volevano, c'era questa leggenda del match con AJ Styles, però vabbè, andare via, questa cosa, andare in AEW. E questo è stato l'ultimo match con Okada. Tra l'altro si sono abbracciati, si sono commossi, perché Okada e Ospreay avevano avuto un rapporto amichevole come storyline in New Japan, poi erano stati rivali, hanno fatto un sacco di match incredibili, questo è stato l'ultimo match. Quindi vedere Okada che sconfigge Ospreay per l'ultima volta e quel saluto finale è stato emozionante. Spero di avervi fatto allegria, ragazzi, con tutte queste news. Il video sarà di 20 minuti, conoscendomi, ovviamente taglierò un pochino magari per renderlo almeno intorno al quarto d'ora, vediamo se ci riesco. Sono contento di essere riuscito a registrare questo video, sinceramente. Quindi, ragazzi, spero che questa tipologia, se vogliamo, di video dove prendo un sacco di news per quanto riguarda il mondo del wrestling e ve le lancio così con un sacco di immagini incredibili, vi sia piaciuto. Ve lo dico pure con questa voce incredibile. Ecco, tanto per fare così. Spero che il video vi sia piaciuto. È tardissimo, ora mi faccio una bella mangiata. C'ho riso oggi, da un buon palestrato, riso e petto di pollo. E let's go, si gode. Ragazzi, io vi ringrazio. Ci vediamo sul canale prossimamente con il finale di Bobby Playtime 2, poi inizierà un sacco di gameplay, insomma, un sacco di cose belle. Quel gol sia con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi contenuti godosi. Sigla!